Stavo appunto raccontando che il primo album abbiamo parlato di Africa, poi veniva difficile parlare di problemi di persone così lontane, laddove anche in Italia, in alcune regioni, abbiamo scoperto che ci sono problemi pesanti circa l'acqua, perché viene razionata, viene data solo in alcuni momenti, quindi abbiamo pensato di parlare di acqua a 360 gradi. Ecco perché Risophonic 2, il 2 era stato posto tra l'H e la O a simboleggiare appunto l'acqua. E in quell'occasione, con Caparezza, che per me è un genio e un poeta dei nostri tempi, venne fuori la canzone Nell'acqua, che la vita non è né là né qua, ma nell'acqua, e quello fu un po' l'emblema del secondo album. In questo terzo, vista la grave crisi che stavamo attraversando come nazione, ma anche come tutto il resto del mondo, diventava un po' difficile chiedere alle persone di fare sacrificio ulteriore donando tempo e soldi. Allora ho pensato che il messaggio potesse essere: se non hai la fortuna di poter aiutare gli altri, donando tempo e soldi puoi stare attento a non sprecare. Questo Certo. Credo che costi semplicemente un po' di attenzione da parte di tutti noi. Ecco perché... di decrescita pure, insomma, non sprecare... è già un bel modo per restituire una terra migliore a tutti quelli che verranno. Per cui la mia frase tipo questa, ma mi piace ricordarlo sempre. E in quell'ambito stavo scrivendo la canzone per finalizzare il tema dello spreco e andai da Dante dei Two Fingers, che è un altro folle che scrive dei testi incredibili. Vi invito ad andare ad ascoltare i Two Fingers, perché al di là dell'hip hop, che non è un genere che io frequento molto, però devo dire che alcuni scrivono delle cose in un modo pazzesco. E quindi abbiamo un po' parlato di come si potesse affrontare questo tema, e venne fuori l'idea: dalla me, io sicuramente non la spreco, come doppio senso sicuramente, per far divertire, ma anche intesa a 360 gradi, cioè noi tutti siamo abituati a lamentarci di tutto quello che ci accade: la macchina è sempre troppo brutta e vecchia, la casa è sempre troppo piccola, il cibo non va mai bene. E allora basta pensare che tante di quelle cose che per noi sono motivo di lamentela, per troppe persone al mondo sono un obiettivo quasi mai raggiungibile. Allora l'idea è nata da lì, dicendo: va bene, allora noi rocker facciamo la base suonata, i musicisti, anzi gli artisti che fanno hip hop, si occuperanno del testo, per cui abbiamo chiamato il Piotta proprio qua di Roma, e abbiamo chiamato Dante dei Two Fingers, appunto Shade, poi c'è Jake La Furia, che è un fenomeno, K-G-Man, e loro hanno visto il tema dello spreco secondo la loro prospettiva, ed è molto divertente perché tra l'altro mi rappresenta tutto quello che dicono. E poi invece nei ritornelli volevamo utilizzare persone pubbliche molto conosciute che potessero permettersi il lusso di dire: dalla me questa cosa, che io sicuramente non lo spreco, preceduta da una frase. E questo è stato il caso della mia riflessione, dove ho iniziato a pensare a chi potessi coinvolgere. E ho pensato al calcio, Materazzi, che è un amico che saluto, e ho pensato: beh, la finale del mondiale, dalla me, io sicuramente non la spreco, e lui è testimonial di questo, no? Perché giustamente ha fatto la differenza e l'ha pure vinta.